la necessità, oltremodo, vedendo quello che sta accadendo nel mondo, di provare a trasferire alle giovani generazioni questa memoria, la nostra memoria, la memoria di quei tragici fatti che sono accaduti a Carrara tra il 4 e l'11 luglio 1944, dove in 5 paesi diversi l'unità Hermann Göring della Wehrmacht uccise 192 uomini, maschi, innocenti, in età compresa tra i 14 e i 92 anni. Noi a Carrara stiamo provando a fare questo in più modi, usando anche dei linguaggi probabilmente molto più attrattivi rispetto alle commemorazioni ufficiali. Sto pensando a gennaio abbiamo immaginato e programmato il 4° simposio di scultura monumentale internazionale, al quale hanno partecipato 12 artisti provenienti da 12 paesi del globo diversi, dimostrando che si può convivere, si può dialogare, che da lì è partito un messaggio anche potente in senso generale, perché un turco e un armeno, un ucraino e un russo, credo siano cose molto significative. Ma non solo, abbiamo anche organizzato dei viaggi della memoria. In primavera c'è stato un viaggio partecipato da tanti giovani di Carrara ad Auschwitz, un viaggio dalle emozioni enormi, dalla formazione anche enorme. E mantenere la memoria è una cosa che mi è sempre piaciuta, e l'ho fatta in prima persona io per me stesso, di raccogliere tutte le testimonianze che ho potuto. Però ora sono sfiduciato, perché ho visto che le memorie non servono a niente, perché la mattina si accende la televisione, femminicidi, cosa c'è poi, infortuni sul lavoro, poi guerre a non finire, quindi si ricordano, ma tanto non servono a nulla questi ricordi. Perlomeno sono diventato di tua opinione. Io avrei voluto vedere il mondo sempre in pace, invece l'ho visto in guerra e l'ho visto malamente anche. Ma hai perso battuta, sono 80 anni, mi pare una volta o due, ma insomma per altre ragioni, io sono sempre venuto, perché io la memoria l'ho custodita per obbedire la mia nonna, che mi fece vedere i morti. Avevo 11 anni e ancora non li avevo compiuti. Perché tu devi vedere, mi disse, perché io non volevo, cioè tu avevo paura, non ci volevo andare. Tu devi vedere perché tu devi ricordare. E io ho sempre ricordato, però questi ricordi non so a chi serviranno, in ogni modo io lo fu. Oggi ricorre l'80° anniversario degli eccidi nazifascisti che hanno colpito duramente la nostra comunità, mietendo 192 vittime civili e inermi. Per Carrara, per la nostra comunità, per la nostra amministrazione è una data significativa che abbiamo il compito, l'onere e l'onore di ricordare, di celebrare e di sottolineare quanto sia importante per la nostra comunità, la quale a valle della furia nazifascista si rimboccò le maniche e ricostruì il tessuto civile nel segno, diciamo, della ricostruzione, della memoria, dei valori antifascisti e del ricordo dei suoi martiri.